Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Conte viene attenzionato, indagato dalla Procura della Repubblica di Roma per l'uso della scorta che viene assegnata alla sicurezza personale del capo del governo. La compagna Olivia Palladino e la fuga dalle Iene. L'episodio è il 26 di ottobre scorso. Gli agenti che si occupano della sicurezza personale del Premier portarono via la compagna che cercava di sfuggire ai giornalisti delle Iene. Insomma, non stava sfuggendo da dei criminali, ma dei giornalisti, magari con domande che non piacciono. Domande probabilmente sul padre o su di lei, visto che ci sono delle indagini su questa, famiglia. Quindi la Procura di Roma indaga sulla scorta da parte di Giuseppe Conte. Quindi i poliziotti che si occupano della sicurezza del capo del governo portano via Olivia Palladino che cercava di sfuggire ai giornalisti delle Iene. L'indagine viene avviata su denuncia della parlamentare di Fratelli d'Italia, Roberta Angelilli. La Procura di Roma ha già interrogato come persona informata dei fatti l'inviato delle Iene, Filippo Roma. Quindi siamo al 26 ottobre a Roma, la Iena cerca di intervistare la Palladino su presunti favori concessi dal Premier a suo padre, proprietario dell'hotel Plaza. La donna si rifugia in un supermercato e poi consegna un borsone a un uomo che si scoprirà essere un impiegato del supermercato. Ale, ti lascio la borsa, mi serve domani, portala via. A quel punto l'uomo si rivolge agli agenti di scorta e loro intervengono. L'uomo si rivolge agli agenti della scorta che intervengono. Prima di andare avanti, Giletti fa un'indagine personale. Va con un altro giornalista con delle telecamere nascoste, va nel supermercato e chiede, facendo finta di essere dei clienti, cos'era successo, cosa non era successo, e quindi il supermercato ci cascano, non riconoscono Giletti, non riconoscono l'amico. E gli dicono: beh, sì, è la moglie di Conte, la compagna, sì, viene qui a fare la spesa. E a un certo punto c'erano delle persone che importunavano una donna, aveva bisogno di aiuto, ed è uscito ed ha chiamato: aiuto, c'è una donna in difficoltà. Ed è intervenuta la polizia che era lì fuori. Questo è il video che, se lo cercate, lo trovate di Giletti, questo video trasmesso proprio nella sua trasmissione. E quindi vengono presentate poi alcune interrogazioni dalla Lega e successivamente da Fratelli d'Italia, che presenta una denuncia in procura. Una volta aperto un fascicolo viene interrogato Filippo Roma. E ora i magistrati dovranno inviare il fascicolo al Tribunale dei Ministri. Il reato ipotizzato è abuso d'ufficio. Sulla vicenda è stata presentata una relazione di servizio dal Ministero dell'Interno. In particolare è stato specificato che il personale di scorta era in attività di osservazione e controllo al di sotto dell'abitazione della compagna del Presidente del Consiglio, perché lui era nell'appartamento. La scorta era quindi in attesa del presidente. I poliziotti si resi conto della concitazione a pochi metri e un addetto del supermercato chiede aiuto perché una signora è in difficoltà. Palazzo Chigi precisa che non è mai stata usata la macchina della scorta e non c'è stato alcun intervento e che Conte non era informato, tanto che ha saputo della vicenda soltanto quando è sceso. Gli addetti del supermercato confidano a Giletti: sì, probabilmente hanno portato via la donna con la macchina. Quindi non so se ci sono prove o non ci sono prove. L'abuso di ufficio. L'abuso di ufficio sussiste se viene utile. La scorta è addetta al capo del governo. Naturalmente, la scorta che viene data al capo del governo è usufruibile anche dalle persone che sono col capo del governo. In che senso? Attenzione, non fraintendetemi. Se il capo del governo è in giro con la moglie o con la fidanzata
e viene aggredita la moglie o la fidanzata, o c'è un problema, voi cosa pensate? Che la scorta dice: ah no, noi siamo con lui. Ma non ha senso, mi capite che non ha senso? Anche perché la scorta sono degli agenti di pubblica sicurezza, quindi devono intervenire se succedono anche altre cose. Ma soprattutto se c'è il presidente del consiglio, chiunque sia, con la moglie, la fidanzata, la figlia, il nonno, una sua zia ricca di Bisceglie. Comunque, se è con il Presidente del Consiglio e questa persona ha dei problemi, la scorta deve intervenire. Ovviamente. Naturalmente la scorta succede qualcosa nei paraggi, vede un omicidio, deve intervenire. Una rissa deve intervenire. Questo è. Ma naturalmente l'abuso di ufficio, insomma, lei ha chiamato aiuto perché non voleva essere intervistata. Non voleva essere intervistata dai giornalisti della televisione. Qui è diverso, perché la signora non è stata aggredita. C'erano degli giornalisti per fargli delle domande, eh? Non, niente più di domande. Quindi in questo caso si ravvede l'abuso d'ufficio, perché non siamo nel caso di prima che vi raccontavo dell'aggressione a una persona che è congiunta con il premier. Qui si parla di una donna che dice: aiuto, aiuto, ti portano via con la macchina perché sono i giornalisti che rompono le scatole. Insomma, sembra un po' il cane della ministra. Vi ricordate la ministra Trenta col cane che andava in giro con la macchina blindata perché andatemi a prendere il cane, portatemi il cane, portate il cane a casa. Insomma, gli abusi d'ufficio, ce ne sono stati tanti casi. E quindi anche Matteo Salvini, ad esempio, è indagato per abuso d'ufficio per le ONG. Bisogna capire in quale senso, in che cosa c'è l'abuso d'ufficio. Però in questo caso la Procura di Roma dovrebbe, visto che Conte comunque non ha la protezione ministeriale in quanto viene definito primo ministro, ma in realtà non ha l'immunità, eh? Non ha l'immunità come i parlamentari, né lui né la Lamorgese. Naturalmente, quando si parla di centrosinistra o di governi di sinistra, finisce tutto nel niente, nel nulla. Se si dovesse trattare di politici di centrodestra, naturalmente proporrebbero l'ergastolo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, iscrizione gratuita, siamo anche in Facebook, in Instagram, nell'altro canale di YouTube, Teleitalia, Seconda Rete. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.